Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. In tempi di mondiali di calcio, dedichiamoci a un gruppo di calciatori accomunati da un destino davvero particolare. Pur essendo considerati unanimemente tra i più forti giocatori di sempre, si tratta di campioni che non hanno mai avuto la possibilità, neanche in un'occasione, di scendere in campo in una gara di Coppa del Mondo, vivendo quello che viene considerato il coronamento di una carriera di un calciatore. Ecco i 10 giocatori più forti a non aver mai disputato un mondiale. Eduard Strelsov. Il Pelé sovietico avrebbe dovuto confrontarsi con la Perla Nera proprio nell'edizione del 1958, quella che svelò il talento di Orey in tutto il mondo. Strelsov, bandiera della Torpedo Mosca, pagò un carattere ribelle, la tendenza all'alcolismo e, da quello che raccontano le cronache dell'epoca, il gran rifiuto alla figlia di un'alta dignitaria dell'Unione Sovietica degli anni 50. Finì in un gulag quando avrebbe dovuto vivere il fiore della sua carriera. I mondiali non li giocò mai, ma dopo la prigionia tornò a vincere il titolo sovietico con la Torpedo, prima di morire ancora giovane, anche a causa delle privazioni vissute nei 7 anni di gulag. Jari Litmanen. Fantasista considerato il più grande calciatore finlandese di tutti i tempi, campione d'Europa con l'Ajax di Louis van Gaal, Litti, come viene chiamato in patria, è tuttora il giocatore con più presenze e il secondo miglior realizzatore della nazionale finlandese, che non è mai stata competitiva negli anni 90 e nei primi 2000, quelli del massimo splendore del numero 10, per partecipare a un grande torneo per nazioni. Tabù storico, rotto solo con la qualificazione Euro 2020, ormai a 10 anni dal ritiro di Litmanen. Ryan Giggs. Fuoriclasse gallese che ha fatto per anni le fortune del Manchester United di Sir Alex Ferguson, nonostante i ripetuti tentativi non è mai riuscito a portare il Galles a un mondiale oppure a un europeo. E dire che la sua è stata una scelta pienamente consapevole, nato inglese da padre di cognome Wilson, ma con la maggiore età, visto il cattivo rapporto col genitore, decise di abbracciare la nazionalità gallese e il cognome della madre, appunto Giggs. George Weah. Pallone d'oro nel 1995, il bomber liberiano viene considerato tra i più grandi giocatori africani di sempre, addirittura il migliore in assoluto. Eppure la scelta di non tradire mai proprio la piccola nazionale liberiana, senza accettare le lusinghe della selezione francese, gli ha sempre impedito di esibirsi in un mondiale, pur mancando la qualificazione all'edizione nippo-coreana del 2002 per un solo punto. Amor patrio che gli è valso a fine carriera l'elezione a presidente della Repubblica. Diversa la scelta del figlio Timothy, che gioca e segna con la maglia degli Stati Uniti. Gunnar Nordahl. 5 volte capocannoniere della Serie A e miglior marcatore straniero di sempre del massimo campionato italiano, Nordahl ha giocato solo negli anni 40 nella nazionale svedese, quando i mondiali erano fermi per gli eventi bellici. Poi Nordahl, pur protagonista di una generazione con campioni come Lidholm, Gren, Rosen e Skoglund, non poté partecipare ai mondiali per la scelta della federazione svedese di convocare soltanto i calciatori dilettanti tra il 1950 e il 1956, quando il centravanti era nel pieno della forma, con l'ultima stagione ad alto livello vissuta nel 1956, 2 anni prima del mondiale ospitato dalla Svezia. Laszlo Kubala. Se
Se il Real Madrid aveva Alfredo Di Stefano, il Barcellona negli anni 50 calava l'asso del fuoriclasse ungherese di origine slovacca. In carriera ha vestito la maglia di tre nazionali, prima la Cecoslovacchia, poi l'Ungheria, dal 1953 la Spagna, senza dunque far parte della squadra d'oro ungherese che nel 1954 perse un titolo che sembrava già assegnato. Avrebbe formato con Puskas una coppia d'attacco quasi irreale. E con le Furie Rosse, pur protagonista nelle qualificazioni dell'edizione 1958 con i suoi gol, mancò la qualificazione all'edizione svedese, senza poter dunque mai giocare una Coppa del Mondo. Eric Cantona. Personaggio fuori dagli schemi in tutto e per tutto, si è scontrato spesso con i CT della nazionale francese, ma anche con il periodo più nero dei transalpini che hanno saltato sia il mondiale del 1990 sia quello del 1994, prima di vincere quello in casa del 1998. In particolare la qualificazione a USA 1994 sfuggì all'ultimo minuto della sfida delle qualificazioni contro la Bulgaria. Cantona segnò in quella sfida, ma il suo sodale Ginola perse un pallone sanguinoso e i bulgari sbarrarono la strada al mondiale americano alla Francia e conseguentemente a Cantona, che giocò poi nel 1995, a soli 29 anni, la sua ultima partita in nazionale. Valentino Mazzola. Dopo due trionfi mondiali consecutivi e nonostante la lunghissima sosta a causa della guerra, che fece saltare le edizioni del 1942 e del 1946, nel 1950 l'Italia era attesa in Brasile a caccia di una fantastica tripletta, potendo contare sull'ossatura della squadra al tempo più forte del mondo. Il grande Torino, che nel 1950 sarebbe arrivato al tramonto del suo ciclo, ma potendo portare i suoi campioni a giocare un mondiale in azzurro, con capitan Valentino Mazzola in testa, un numero 10 dalle doti di tuttocampista tanto popolare in Brasile da regalare poi il soprannome a uno dei campioni dell'epoca, José Altafini, ma la tragedia di Superga non permise mai a Capitan Valentino e a quella squadra leggendaria di vivere la formidabile vetrina del mondiale. George Best. L'aneddotica su Best si spreca, a volte anche esagerata o eccessivamente arricchita, ma la verità è che il nordirlandese nel 1968, quando si trova a vincere Coppa dei Campioni e Pallone d'Oro e con Pelé più in infermeria che in campo, è stato, seppur per una breve stagione, il miglior calciatore al mondo del suo periodo. Scarsa la longevità e precoce il ritiro, Best non è mai riuscito a portare l'Irlanda del Nord, che pure aveva partecipato nel 1958 eliminando l'Italia, a un'edizione di Coppa del Mondo, eppure ci andò vicinissimo nel 1965. Sarebbe bastata una vittoria nell'ultima partita in Albania per partecipare al mondiale inglese. Finì invece 1-1 e il girone lo vinse la Svizzera. Alfredo Di Stefano. C'è una scuola di pensiero che considera la Saeta Rubia il più grande calciatore di sempre, anche superiore a Pelé e Maradona, che la Coppa l'hanno giocata e naturalmente anche vinta. Pur avendo cambiato casacca nel corso della sua carriera, Di Stefano non è mai riuscito a scendere in campo in un mondiale. Nel 1950 l'Argentina decise di ritirarsi dalle qualificazioni. Nel 1954 la FIFA impedì alla Spagna di convocare Di Stefano, nonostante avesse scelto di abbracciare la nuova nazionalità e la burocrazia fosse già stata avviata. Nel 1958 le Furie Rosse non riuscirono a qualificarsi, mentre nel 1962 Di Stefano fu fermato da un infortunio muscolare, senza poter dunque scendere in campo nell'edizione cilena. E uno dei più grandi di sempre vide sempre il mondiale da lontano. E tu ricordi altri grandi campioni che non hanno avuto la possibilità di disputare i mondiali neanche una volta? Scrivilo nei commenti e naturalmente non dimenticare di lasciare un like e di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!